in questo numero di Salute Magazine. Sangue, in Italia è ancora emergenza. Virus respiratorio sincitiale, una speranza dagli anticorpi monoclonali. Vodafone, il piano sanità connessa, parte da Bari. In Italia le donazioni di sangue non sono ancora sufficienti a coprire il fabbisogno di plasma, risorsa fondamentale anche per alcuni farmaci salvavita, i cosiddetti plasma derivati. Secondo i dati del Centro Nazionale Sangue, le donazioni nel 2022 hanno permesso di raccogliere 843.000 kg di plasma, 19.000 in meno rispetto al 2021. L'obiettivo dell'autosufficienza è ancora lontano. Ne parla l'Italia Press Alessandro Segato, presidente dell'associazione Immunodeficienze Primitive. Il problema sangue è super diffuso in tutto lo stivale. Attualmente non riusciamo a raggiungere l'autosufficienza che per anni è stata, diciamo, inseguita. Questo per una maggiore richiesta di prodotti plasma derivati da parte di più patologie. Durante la pandemia si è assistito a un calo generalizzato delle donazioni. Negli ultimi mesi si è registrata una ripresa, ma ancora non basta. Lo Stato italiano si renda conto che il sangue è una risorsa strategica per il Paese, perché non solamente i pazienti che io rappresento con immunodeficienze primitive, ma ci sono tantissimi pazienti con malattie rare che ne usufruiscono, per cui deve essere proprio una risorsa strategica per il Paese. Al momento che lo Stato, tramite il Centro Nazionale Sangue, tramite il Ministero della Salute, rappresenta e riconosce che il sangue è un bene fondamentale, a quel punto lì bisogna fare delle campagne appropriate per sensibilizzare alla donazione di sangue. Il virus respiratorio sincitiale è la principale causa di infezioni respiratorie pediatriche nel mondo e la seconda causa di morte entro il primo anno di età. Promosso dalla Società Italiana di Pediatria e dalla Società Italiana di Neonatologia e organizzato su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, l'evento istituzionale Un cambio di paradigma nella prevenzione del virus respiratorio sincitiale nella prima infanzia ha posto all'ordine del giorno un tema di governance importante sulla strategia di prevenzione anche alla luce dell'arrivo degli anticorpi monoclonali preventivi per l'immunizzazione passiva nel primo anno di vita. A illustrare il cambio di paradigma, Paolo Bonanni, professore di igiene generale applicata, Università degli Studi di Firenze e coordinatore del board del calendario vaccinale per la vita. Il virus respiratorio sincitiale provoca notevoli danni alla popolazione sia infantile che anziana. Oggi ci focalizziamo su questa problematica dei bambini piccoli, in cui provoca i casi di infezioni delle vie respiratorie più frequenti nel bambino molto piccolo. Per riportare i dati alla realtà italiana, possiamo dire che ogni anno ci sono circa 16.000 ricoveri in ospedale causati dal virus respiratorio sincitiale, per lo più per bronchioliti, e va ricordato che il 20% circa di questi ricoveri finisce addirittura in terapia intensiva, quindi si può capire quant'è il carico di malattia di questa infezione nel bambino piccolo, anche in termini di stress e di preoccupazione per i genitori, oltre che per le conseguenze cliniche. L'altra cosa che è importante sapere è che ci possono essere delle conseguenze a lungo termine, per esempio può determinare asma a lungo andare, e la novità di oggi, di cui abbiamo dibattuto, è il fatto che ci sono degli anticorpi monoclonali, quindi degli anticorpi che hanno la capacità di proteggere nei confronti di questa infezione per almeno 5 mesi, che sono il periodo, diciamo, freddo, invernale, e quindi quello che verrà proposto è che a tutti i bambini vengano somministrati questi anticorpi, molto semplicemente, inoculandoli nel momento in cui sono ancora in ospedale, nei reparti di maternità, se nascono in inverno, e invece rimandando questa operazione, questa iniezione ad ottobre a cura del pediatra di famiglia o del servizio di igiene pubblica quando abbiamo un bambino invece che nasce nei mesi caldi, che sono meno a rischio. Vodafone Italia collega in banda ultralarga la prima struttura sanitaria fra le oltre 12.000 previste dal piano Sanità Connessa del PNRR. È l'azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari
che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale ed è sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari. L'attivazione delle reti ultraveloci del Policlinico di Bari rientra all'interno dei lavori previsti nell'8 6 del Piano Sanità Connessa, uno dei 5 piani operativi dell'investimento 3.1, reti ultraveloci e 5G della PNRR, gestito da Infratel Italia, sulla base della convenzione operativa con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e aggiudicato a Vodafone Italia, grazie alla sinergia con Regione Puglia e la società in-house regionale Innova Puglia. L'obiettivo del Piano Sanità Connessa è fornire servizi di connettività a banda ultralarga alle strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio nazionale, con una velocità compresa tra 1 e 10 gigabit al secondo in base alla tipologia delle strutture collegate, dagli ambulatori ai grandi poli ospedalieri. Il piano è suddiviso in 8 lotti e prevede un investimento complessivo pari a circa 315 milioni di euro. Oltre all'attivazione delle reti ultraveloci, le strutture sanitarie interessate dagli interventi potranno godere per almeno 5 anni dell'accesso gratuito alla rete con banda minima garantita e i servizi di assistenza tecnica continua.